Il mondo a passo d'asino, è così che lo vede l'associazione Paradase, che ci viene a trovare in panchina nella persona del presidente dell'associazione culturale Paradase, che è Giacomo Mantero. Benvenuto Giacomo. Buongiorno. Allora, tu sei qui per parlarci dell'associazione, ma soprattutto per parlarci di un appuntamento a breve, il 21 di febbraio, che per la quarta volta vi vede portare la cultura dell'asino come protagonista. Esattamente, si tratta di un convegno dal titolo L'asino, un cammino tra cultura e terapia, e che si svolgerà appunto, come detto, il 21 febbraio presso la sala, il circolo del Consorzio Autonomo del Porto di Via Albertazzi. Ci saranno tre momenti principali in questo incontro, giusto? Esattamente, le tre relazioni principali. Una, la prima, di carattere educativo, verrà fatta dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo della Valle Scrivia, Sandro Clavarino. Il titolo è molto interessante, L'asino educatore. Idee sulla sostenibilità partendo dall'asino, perché l'idea che abbiamo sviluppato è quella che, avendo l'asino una serie di qualità molto interessanti, dalla lentezza alla pazienza, all'empatia, alla docilità, all'intelligenza, abbiamo pensato che farle conoscere i bambini e fargli riflettere sul fatto che se l'uomo si comportasse un po' di più come l'asino, il pianeta ne avrebbe un gran giovamento. Un po' più asini e un po' meno uomini, quindi, in qualche modo. Il secondo è legato a temi, diciamo, un po' più turistico-escursionistico, ma legati anche alla memoria. Perché, come sai, abbiamo fatto l'anno scorso un trekking di 5 giorni per il 70° anniversario della Liberazione, che avevamo chiamato Con gli asini sui sentieri dei partigiani. È stata un'esperienza molto bella, e abbiamo deciso di replicarla e far diventare questo percorso, che è appunto un percorso di 80 chilometri, articolato su 5 tappe, un percorso strutturato con segnaletica, cartelloni informativi, una piccola pubblicazione, un sito web. E questo è parlare di questo percorso, che abbiamo battezzato Cammini Resistenti, anche perché mi piace molto l'aggettivo resistenti, che si presta a diverse chiavi di lettura. Sarà l'assessore al turismo, servizi sociali e scuola del Comune di Savignone, Claudia Garretti. Ma c'è anche un terzo ospite, che è un ospite molto speciale, che introdurrà, no, al mondo dell'asino da un altro punto di vista. Esatto, da un punto di vista molto importante, che è un punto di vista terapeutico. Si tratta del dottor Eugenio Milonis, uno psicoterapeuta di Roma, che si occupa di terapie assistite con animali e con l'asino in particolare da almeno 30 anni. E il suo intervento sarà appunto di tipo terapeutico. Il titolo è L'asino e l'utente psichiatrico. E quindi questo è uno dei motivi per non perdere questo appuntamento. In chiusura ti chiedo il nostro consiglio letterario, Giacomo. Un libro di un monaco zen vietnamita che si chiama Thich Nhat Hanh, che è Il miracolo della presenza mentale. Appuntamento il 21 di febbraio. Grazie Giacomo, grazie Paradase. Grazie Erika, arrivederci.